We Nature, natura, esperienza e conversazioni. Si chiama così la prima edizione dell'evento che celebra la bellezza della natura e che invita i cittadini a riflettere sugli attuali cambiamenti climatici. Un simposio di 2 giorni immerso nel cuore verde del Parco Naturale Monte San Bartolo, dove tante iniziative, laboratori e importanti ospiti si ritroveranno il 21 e il 22 maggio a Fiorenzuola di Focara. Questa bella iniziativa che per noi non fa altro che renderci orgogliosi. Il Parco del San Bartolo è una piccola chicca sul territorio, molto piccola certamente, ma con delle caratteristiche peculiari, sia ambientali che dal punto di vista geomorfologico, talmente importanti. Si tratta di conferenze molto importanti anche sui cambiamenti climatici e quindi un argomento che credo che sia di attualità. E soprattutto in momenti come questi, dove chiaramente noi stiamo affrontando un periodo di grande siccità, perché ricordiamoci che sono anni che non piove in modo adeguato su questo territorio, il San Bartolo ne risente sotto ogni punto di vista, anche sulla sicurezza, perché chiaramente se non piove, San Bartolo, soprattutto nei mesi estivi, voi ricordate l'incendio del 2017, è diciamo a rischio proprio come territorio. Noi, in quest'ottica della tutela ambientale, come parco, e siamo credo il primo parco regionale che ha fatto questo, abbiamo cercato di incentivare la tutela con l'inserimento di telecamere termiche, e questo creerà quantomeno un piccolo passo per mettere in sicurezza il nostro territorio. È un'occasione per riflettere sulla natura, ci sarà anche Luca Mercalli e tanti altri esperti, ragionare sui cambiamenti climatici, ragionare sulla valorizzazione del territorio e dell'ambiente, partire dalla perla di Firenzuola di Focara e anche dalla cultura con presentazioni di libri, incontri, dibattiti e anche tanta musica e anche la possibilità di conoscere sempre meglio e sempre più a fondo in maniera sostenibile la bellezza del Parco San Bartolo. Un'iniziativa cui teniamo particolarmente, che speriamo possa anche crescere nel tempo e che ci piace insomma poter portare avanti, tra l'altro anche in collaborazione con la Regione Marche. La Regione Marche, come tutti i parchi, per noi il Parco del San Bartolo, Fiorenzuola di Focara in modo particolare, è un luogo tra quelli più straordinari che abbiamo nel nostro patrimonio e rappresenta un'attrazione vera, sia di compromesso tra l'ambiente bellissimo, la capacità di farlo conoscere anche con delle imprese di valore come quelle che stanno organizzando questo evento, ma farlo diventare un luogo glamour e anche attrattivo saranno i prodotti enogastronomici, soprattutto il vino, dove si produce lì delle specificità speciali, in modo particolare a Focara col Pino Nero. Quindi sono luoghi dove c'è grande attenzione dal punto di vista agricolo e anche enogastronomico.